Ci introduciamo con il canto L'invocazione dello Spirito Santo, 167 a pagina 85. Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina, del cielo la grazia accordaci. Chiamato sei Paraclito e dono dell'Altissimo, sorgente limpidissima, d'amore fiamma vivida. Sapienza pingano i nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici, rinvigorisci l'anima nei nostri corpi deboli. Dal male tu ci liberi, serena pace affrettaci, onde vogliamo vincere ogni mortal pericolo. Il Padre tu rivela, gloria al Figlio, morto e risorto splendido, insieme con lo Spirito, per infiniti secoli. All'ingresso, rivelati, o tu che siedi sui cherubini, manifesta la tua potenza e vieni, Signore, a salvarci. Volgiti a noi, o Dio onnipotente, guardaci dal cielo e vieni, Signore, a salvarci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo e dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, sia lo Spirito di Dio uniti alla Vergine, sua sposa purissima, che ci prepara al Santo Natale con questa Santa Messa. Accogliamo il dono della presenza del Signore tra qualche giorno e accogliamolo con il cuore puro della Vergine Maria e con il cuore esultante di lode dello Spirito Santo, e chiediamo adesso umilmente perdono dei nostri peccati per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia. Tu che vieni a salvarci, Kyrie eleison. Tu che vieni a perdonarci, Kyrie eleison. Tu che vieni a liberarci, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, Padre, dal cielo il tuo popolo e vieni. Tu che hai dato principio all'azione di salvezza, conducila a compimento, accrescendo in noi la fede e l'amore per te, nostro Signore e nostro Dio,
che vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovi la nostra salvezza. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna portò Samuele con sé, recando un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odre di vino, e venne alla casa del Signore a Silo, e il fanciullo era con loro. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e Anna disse: «Ti prego, mio Signore, per la tua vita, Signore mio, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Perciò anch'io lo do in cambio al Signore. Per tutti i giorni della sua vita egli è ceduto al Signore». E si prostrarono là, davanti al Signore. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, alleluia. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi ha concesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, alleluia. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore. I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, alleluia. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, è Lui che abbassa ed esalta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, alleluia. Dalla polvere egli solleva il misero, innalza il povero dalle immondizie, per fargli sedere insieme con i capi del popolo e assegnar loro un seggio di gloria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, alleluia. Canto al Vangelo. Alleluia, 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 alleluia. O Re delle genti e pietra angolare della Chiesa, vieni e salva l'uomo che hai tratto dalla terra. Alleluia, 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 alleluia,
Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Come abbiamo ascoltato all'inizio di questa celebrazione eucaristica, l'invito di Don Bruno a preparare il nostro cuore per il Santo Natale è un evento straordinario. Va al di là della nostra razionalità. Dio puro spirito, creatore onnipotente, ha voluto entrare nella storia, essere uno come noi, come ciascuno di noi. E tutta la liturgia, ogni liturgia, diventa un inno di gioia, come stasera, l'avete ascoltato già nel Vangelo, che è stato preceduto però già da un altro episodio che avete ascoltato. Ecco, il grande Zaccaria, il papà di Giovanni il Battista, a un certo punto, ecco, ha visto l'evento realizzato nella sua famiglia, la nascita di Giovanni il Battista, e poteva prorompere: benedetto il Signore perché ha visitato il suo popolo. E la perenne visita di Dio nella storia, nella Chiesa, nella vita di ciascuno di noi. E lo stesso Zaccaria, parlando di suo figlio Giovanni, poteva dire: tu sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Tant'è vero che Giovanni è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, fa da anello di congiunzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. E quel profeta di cui Gesù parlava esaltando la sua grandezza. Non c'è stato mai un uomo così grande come Giovanni il Battista, parole di Gesù. Ma poi Zaccaria dice ancora un'altra, a livello profetico, dice anche questo: tu sarai chiamato profeta dell'Altissimo. E parlando di Gesù, grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio. Grazie alla tenerezza di Dio. Vogliamo riscoprire un po'? Alle volte siamo abituati a parlare dell'amore di Dio, ci ama, certo, ma vivere questa realtà. E già in Zaccaria troviamo questa affascinante verità. Dio mi ama con un amore tenero, tenerezza e misericordia del nostro Dio. E ci visiterà un sole che sorge dall'alto. Allude a Gesù. È bellissima questa definizione, ascoltate. Un sole che illumina, che sorge da là per risplendere nelle tenebre e nell'ombra di morte. Un sole che risplende nelle tenebre. Una delle più belle definizioni di San Paolo, che a me piace molto, è nella lettera a Timoteo, quando San Paolo, parlando della venuta di Gesù nella storia e nel mondo, dice: Gesù è venuto nel mondo e ha fatto risplendere la vita. Che bello! Ha fatto risplendere la vita, ha dato bellezza, significato, valore alla nostra vita, che non si vive soltanto nella chiusura, è vero, del nostro egoismo, della nostra solitudine, ma gioia di vivere con Dio ogni giorno. In questi giorni, coloro i quali partecipano ogni giorno alla Santa Messa hanno potuto notare, hanno potuto ascoltare un'espressione del profeta Sofonia che si legge abitualmente subito dopo il Vangelo. Ed è di un'attualità e di una bellezza affascinante. Il profeta Sofia, vissuto tanto tempo prima di Gesù, parlando
a nome di Dio ai suoi contemporanei poteva dire questo profeta Sofonia, e ci introduciamo alla festa del Santo Natale e quindi all'evento di salvezza per opera dello Spirito Santo. Oggi celebriamo la messa in onore dello Spirito Santo. Diceva il profeta Sofonia: non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia. Si rivolgeva ai suoi contemporanei: Sion e Gerusalemme, al posto di Sion mettiamo il nome di ciascuno di noi. Non temere, non lasciarti cadere le braccia. Abbiamo tanti motivi, è vero, per essere depressi, per demordere. Abbiamo tanti motivi per abbatterci. Non temere, non lasciarti cadere le braccia. Ed ecco la fede. Perché devo essere forte? Dipende dalla mia forza di volontà, dalle mie caratteristiche, dal mio carattere? No. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. San Paolo ripeterà questa verità, il Salvatore potente. E poi c'è un'espressione che vorrei che sia radicata nel vostro cuore, direi nella nostra mente sempre. Dice il profeta: non temere, o Sion, non lasciarti cadere le braccia, il Signore tuo Dio è un Salvatore potente. E poi conclude: per te esulterà di gioia. Cari fratelli, per te Dio esulterà di gioia. Allora io, con tutte le mie finitudini, con tutti i miei peccati, con tutte le mie fragilità, con tutte le mie povertà, io posso costituire la gioia di Dio? Certo. Io costituisco la gioia di Dio. Noi del rinnovamento dello spirito, i carismatici, abbiamo un canto meraviglioso. Ecco, e le parole sono queste. Parlando di Gesù: tu sei la mia pietra preziosa che dà valore e senso alla mia storia e alla mia vita. Se Gesù è la pietra preziosa per me, noi siamo pietre preziose custodite nel Sacro Cuore di Gesù, ciascuno di noi, perché, e ce lo dice San Paolo, noi siamo dei vasi di Creta che abbiamo un tesoro inestimabile. Il Signore non guarda il vaso di Creta, non guarda il contenitore, il Signore sa che siamo fragili, guarda la bellezza che abbiamo noi. Qual è questa bellezza? La nostra anima redenta da Cristo Gesù. Ecco il senso e il mistero del Santo Natale. San Paolo ci dice: tutto è opera dello Spirito Santo. L'incarnazione del Cristo nella storia è opera dello Spirito Santo. Ricordiamo l'Annunciazione. Tutto ciò che Gesù ha compiuto, opera dello Spirito Santo, lo Spirito che agiva in Lui. San Paolo parte, chiedo scusa se allargo un po' il discorso, ma per capire proprio la bellezza e il significato del Santo Natale. San Paolo parte da un pessimismo iniziale per arrivare poi a quel radicale ottimismo. Perché arriva al radicale ottimismo? Perché a un certo punto, dopo la svolta di Damasco, ha capito che Gesù è il principio fondamentale della sua esistenza, perché è figlio di Dio, è figlio di Dio. Allora San Paolo parte da questa realtà. Una considerazione un po' negativa, ecco la mia esistenza, l'esistenza umana. Alla base di questa esistenza umana c'è il male, dice San Paolo, e lo dice: io vedo il bene, ma sono portato a fare il male. Chi mi libererà da questa morte, da questo male? In noi c'è questa base, c'è questo campo bruciato, è vero, c'è questo principio negativo che si insinua nella coscienza nostra, è vero, divenendo terreno per il peccato. Chi mi libererà? E allora l'immagine molto plastica, è vero, moderna potremmo dire, ecco, noi abbiamo dentro di noi come delle sabbie mobili, questa è la costituzione dell'uomo. È vero, se uno sta nelle sabbie mobili, affonda, cerca di salvarsi come con le mani, come uno non sa nuotare, va sempre a fondo. Come io mi libero? Come io posso essere salvato da questa base, da questo principio di peccato che è dentro di me? Allora, se io mi trovo nelle sabbie mobili, da solo non riesco. È necessario che ci sia qualcuno che mi dia la mano, uno che stia sulla rupe e che mi dia la mano. E allora ecco l'incontro,
L'amore di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, opera la presenza di Cristo nella storia. Cristo, mi dà la mano, esci dalle tue sabbie mobili, esci dal tuo peccato. E quando abbiamo un incontro tra l'amore di Dio, che è vita, ricordate allora l'espressione di San Paolo, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Che cos'è questo amore di Dio? È la vita divina che noi abbiamo, questo connubio, questa grazia, questo amore di Dio. È la mia risposta umana, la mia fede determina quello che San Paolo dice, la giustificazione, la redenzione, l'essere giusti, l'essere salvati. Ma ci vuole la mia collaborazione. Quando avviene questo? Soltanto nel giorno del mio battesimo? No, certamente. Questa giustificazione avviene ogni volta che io vivo la realtà sacramentale. Vuoi la confessione, vuoi soprattutto stasera questa celebrazione eucaristica. E allora c'è l'amore di Dio che mi viene incontro, io mi lascio salvare. E questa giustificazione cosa fa? Cosa determina? Soltanto la liberazione dal peccato? Non certamente. Ogni confessione, cari fratelli e sorelle, ogni confessione è come se si ripetesse per noi un nuovo battesimo. Un nuovo battesimo, una nuova giustificazione. Non soltanto la liberazione dal peccato, quanto soprattutto una rinascita nuova. Diventiamo creature nuove. E allora abbiamo il respiro di Dio. Quando io sono nato e voi siete nati, siamo usciti dal grembo materno, abbiamo il respiro della vita fisica, è il respiro di mamma che mi ha dato. No, io sto parlando, sto respirando, voi state respirando, non vi accorgete perché mi state ascoltando. Noi abbiamo il respiro della vita fisica, ma accanto a questo respiro della vita fisica, nel giorno del battesimo, nella confessione, nella realtà sacramentale, noi abbiamo il respiro di Dio. E qual è questo respiro di Dio? È lo Spirito Santo che è in noi, è lo Spirito Santo che è vita per noi. Per cui, diceva San Paolo, lo Spirito di Dio abita in noi. Lo Spirito di Dio, dice San Paolo, abita in noi, nella lettera ai Romani 8:9, risiede in noi. Abbiamo ricevuto uno spirito di figli adottivi, per mezzo del quale ci rivolgiamo a Dio, dicendogli Abba, padre, cioè dire papà. Che bello questo. Allora io sono veramente figlio di Dio. Allora io mi lascio giustificare, mi lascio. Allora il Natale è proprio questo. È l'invito che ci ha fatto Don Bruno all'inizio, perché i nostri cuori siano purificati ad accogliere il Cristo Gesù. Sta a significare che accogliendo Lui noi diventiamo uomini nuovi, purificati e santificati. Addirittura, pensate un po', non abbiamo qui il tempo sufficiente, perché in questa realtà della giustificazione, vi dicevo, non è soltanto la liberazione dal peccato, non soltanto diventiamo creature nuove, ma c'è qualcosa di straordinariamente che va al di là della nostra intelligenza, cioè dire c'è una dimensione mistica, nel senso che per mezzo dello Spirito Santo noi siamo immersi in Cristo Gesù, siamo cristificati, intimamente immedesimati in Lui. Quante volte San Paolo parla ai cristiani dicendo Cristo in voi, Cristo in me, Cristo in voi, speranza della gloria. E nella sua lettera ai Filippesi poteva dire San Paolo, per me vivere Cristo. Nella lettera ai Galati ancora, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Allora capite bene che il nostro rapporto con Gesù, se ci stiamo preparando alla festa del Santo Natale, il mio rapporto con Cristo non può essere un rapporto superficiale, non può essere assolutamente un rapporto parziale, ma deve essere un rapporto autenticamente totale. Sentite cosa dice San Paolo per ciò che riguarda questa nostra immedesimazione in Cristo. Nella lettera ai Colossesi, in Lui vivete, in Cristo, in Lui vivete, in Lui radicati ed edificati, edificati in Lui. E qui si apre tutto il discorso del cammino di santificazione. Cristo Gesù in me, cristificati,
è un cammino di santificazione. Sapete, concludo, quest'anno, il mese di marzo, è uscita quella bellissima lettera del Papa, la lettera apostolica, riguardando proprio la santità. Gaudete et exultate. Vedete il nostro Papa, che intuizione stupenda, è vero, attraverso la forza dello trasformante dello Spirito Santo diventa l'agente della nostra santificazione, perché da parte nostra ci sia una risposta, dice il Papa al numero 34. La santità personale, coniugale, familiare, ecclesiale, la santità è opera dello Spirito Santo e collaborazione dell'uomo, è il volto più bello della Chiesa. E al numero 34, sempre Papa Francesco, dice: non avere paura di puntare più in alto, cioè dire di santificarci. C'è una santificazione sacerdotale, ma c'è una santificazione coniugale. Una santificazione coniugale. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché l'incontro della tua debolezza con la forza della grazia. La mia debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva Léon Blois, questo scrittore francese, nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santo. Lo Spirito Santo è spirito di gioia, è spirito di letizia ed è spirito di pace. È la realtà, la verità del Natale. Voglio concludere con un pensiero di Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta, sul Natale. È vero, il Natale alla luce dello Spirito Santo. È tutto un programma di vita, dice la Santa Teresa. Natale è luce per tutti, anche per i tuoi dubbi. Natale è speranza per ogni uomo, anche per te. Natale è Dio che ci dona suo figlio per amore e attende la risposta, anche la tua. Natale è pace, anche quella che devi dare tu, devi fare tu. Natale è gioia, non solo quella che attendi per te, ma anche quella che devi donare al fratello. Natale è ristoro, anche per la tua stanchezza. Natale è forza, anche per la tua fragilità. Natale è Dio vicino a te. Che la Vergine Santa, docile allo Spirito Santo, ci accompagni e ci protegga in questo cammino di santificazione personale, coniugale, ecclesiale. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo il Vangelo. Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, per te esulterà di gioia. Fratelli carissimi, nell'imminenza del Santo Natale, benediciamo il Signore con animo grato e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Preghiamo insieme, diciamo: vieni, Signore Gesù. Perché il Signore, che ha visitato redento il suo popolo, conceda alla Chiesa di lodarlo con una sola voce e con la vita, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Perché avvicinandoci al Natale ricordiamo i tanti doni, i tanti benefici che abbiamo ricevuto da Dio e gli rendiamo grazie con una coraggiosa testimonianza, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Perché il Signore, che ha parlato per bocca dei santi profeti, sostenga l'opera di apostolato dei sacerdoti e dei consacrati, preghiamo. Perché siamo nel mondo un segno vivo della presenza e dell'opera di Cristo e del suo Vangelo, preghiamo. Perché il Signore ci doni di vincere il male con il bene, di perseverare nella fedeltà ai Suoi comandamenti e di superare ogni tentazione, preghiamo. Perché il Signore, sole che sorge per rischiarare l'umanità,
si avvicinano ai credenti e anche a coloro che non sono credenti, a coloro che si sono allontanati dalla Chiesa, perché possano un giorno ritornare a Lui, conoscerlo e amarlo e servirlo. Preghiamo. Per i fratelli defunti, per i quali si celebra la Messa, Nicola Balestra, i defunti della famiglia Valsecchia e Castagna, e per tutti i nostri cari morti, perché possano celebrare in cielo il Natale del Signore nella gioia e nella pace eterna. Preghiamo. E concludiamo con la preghiera del venerdì, del tempo di Avvento, che avete sul foglio della preghiera. È proprio adatta alla meditazione che abbiamo ricevuto da Don Matteo sulla santità. Vieni, Signore Gesù, vieni a noi in questo tempo di Avvento, tempo fecondo per crescere nella santità. Vieni a realizzare l'originale progetto di santità che è apparso mirabilmente in Maria, tua Madre Immacolata. Vieni a noi, Signore, e restaci vicino per farci esultare di gioia come Giovanni Battista nel seno di Elisabetta. Vieni a renderci un popolo di santi. Tu sei il Verbo che fatto carne santa in Maria, hai posto la tua dimora in mezzo a noi, e ora con il dono del tuo Spirito compi la tua presenza santificatrice dentro di noi. Vieni, Signore, a rivestirci delle vesti di salvezza, ad avvolgerci con il manto della giustizia, a farci indossare l'abito della santità, che consiste nell'essere sempre in grazia di Dio, nel pregare con cuore puro, nel ricevere umilmente e devotamente i sacramenti della Chiesa, nel festeggiarti come ospite desiderato e Signore invocato durante la celebrazione eucaristica, nell'essere immacolati nella verità e sacrificati nella carità con i fratelli. Vieni, Signore Gesù, a rinnovarci con le virtù del tuo cuore, con le benedizioni e le grazie riservate a chi si impegna nella santità, come tu che sei venuto per fare la volontà del Padre in perfetta obbedienza e docilità. Vieni, Signore, fa splendere il tuo volto luminoso e dignitoso su di noi, verso di te che vieni. Donaci la grazia di venirti incontro così. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sii vicino, Dio onnipotente, a chi ti aspetta con cuore sincero, a chi si sente tanto fragile e povero, dona la forza e la ricchezza della tua carità inesauribile per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Canto 45 a pagina 49. Innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nei cuori l'attesa e raccogliere il re della gloria. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Sorgerà dalla casa di Davide
Offerte, o Dio, che nel tuo Figlio ci hai dato il perdono e la pace, conserva nella nostra comunità un amore concorde e fraterno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Renderti grazie, o Dio, e lodarti con cuore esultante. La nostra redenzione è vicina, l'antica speranza è compiuta, appare la liberazione promessa e spunta la luce e la gioia dei santi. Per questi doni di grazia, uniti i cori degli angeli, eleviamo insieme l'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Corpo di Gesù, offerto a noi, corpo di Gesù. Offerto a noi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Sangue di Gesù, donato a noi. Sangue di Gesù, donato a noi. Sangue di Gesù, mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Spirito di Gesù, effuso in noi, Spirito di Gesù, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo i nostri fratelli defunti. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce e la gioia del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Allo spezzare del pane. Il Salvatore sta per venire nello splendore della sua gloria. Teniamoci pronti ad accogliere il regno di Dio. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla comunione, ma di soltanto una parola e di essere salvato. Alla comunione. Ho sperato nel Signore ed Egli mi ha ascoltato. Ecco, la nostra salvezza è vicina. Ha dato ascolto al mio grido. Ha reso sicuri i miei passi. In questa messa riceviamo la comunione solo sulla lingua e non sulle mani. Accompagniamo, facciamoci accompagnare dalla Madonna a ricevere Gesù nel nostro cuore con il canto 164 a pagina 83. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore. Yeah.
Facciamo un canto di invocazione, di lode al Signore Gesù che viene e verrà nel Santo Natale. Maranatà, vieni Signore, il canto 34 a pagina 46 nelle strofe, rispondete al mio canto. Maranatà, vieni Signore, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatà, vieni Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Guardo verso le montagne, guardo verso le montagne, donde ci verrà il soccorso, donde ci verrà il soccorso. Il soccorso viene da Dio, il soccorso viene da Dio, che ha creato il mondo intero, che ha creato il mondo intero. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Sorgi con il tuo amore, sorgi con il tuo amore, la tua luce splenderà, la tua luce splenderà, ogni ombra svanirà, ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà, la tua gloria apparirà. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi levia. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Santo è il nostro Signor, santo è il nostro Signor, il peccato egli portò, il peccato egli portò, dalla morte ci salvò, dalla morte. La vita noi donò, e la vita noi donò. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi levia. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. La parola giungerà, la parola giungerà, sino ad ogni estremità, sino ad ogni estremità. Testimoni noi saremo, testimoni noi saremo, della tua verità, della tua verità. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi devia. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Ringraziamo te Signor, ringraziamo te Signor, a te Padre Creatore, a te Padre Creatore, allo Spirito d'amore, vieni presto, oh Signor, vieni presto, oh Signor. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi levia. Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Preghiamo. Conduci, Padre, con te la dimora eterna, la tua famiglia, che nel convito di salvezza già gusta la gioia della tua presenza, per Cristo nostro Signore. Alleluia. Prima della benedizione invochiamo ancora lo Spirito Santo, lo invochiamo su di noi come gruppo, comunità, devota allo Spirito di Dio, lo invochiamo sulle nostre famiglie, sui nostri cari, su ciascuno di noi,
e poi diamo qualche particolare intenzione, perché lo Spirito di Dio scenda nel cuore di qualche persona che sappiamo magari un po' lontana dal Signore, oppure bisognosa di consolazione, o bisognosa di guarigione, o di liberazione, o di qualche grazia per questo Santo Natale. È un Natale di generosità, noi perché facciamo i doni, imitando Dio che ci ha dato il dono del Figlio suo Gesù. E quindi diamo queste, chiediamo, invochiamo questi doni, queste grazie dello Spirito di Dio. Cantiamo: Spirito di Dio, scendi su di noi, su di me e su di loro. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Plasmaci, riempici, usaci, Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Con i doni, frutti, i carismi, le grazie dello Spirito Santo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Lode al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il cenacolo dello Spirito Santo e la Santa Unzione, a pagina 94. Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, che sei passato tra di noi con l'unzione dello Spirito Santo e con potenza, facendo del bene e guarendo tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, digliati di presiedere a questo santo rito dell'unzione spirituale mediante la fede. Concedi, oh Signore, che questa unzione, fatta nel tuo nome, ci comunichi i doni e i frutti dello Spirito Santo, realizzi l'opera della nostra santificazione, rinnovi la nostra purificazione battesimale, ci conceda grazie, di salvezza, di forza, di guarigione, e ci faccia partecipi della tua vittoria sul peccato, sulle malattie e sulla morte. Lo chiediamo a te, che con il Padre e lo Spirito vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Inno allo Spirito Santo. O Spirito Creatore, vieni le menti visita, di grazia colma l'anima di chi creasti provvido, i nostri sensi illumina, d'amore i cuori penetra, rafforza i corpi deboli col tuo potente impeto. Consolatore ottimo, dono del Dio altissimo, sorgente fuoco carità, consacrazione intima, le forze ostili dissipa, dona la pace all'anima, con te per guida, Spirito, scampiamo dal pericolo. O Donator benefico di sette doni mistici, sul labbro degli apostoli le lingue tu moltiplichi, a noi rivela, oh Spirito, il Padre l'unigenito, uniti a te nell'intimo, d'amore inestinguibile, sia gloria al Padre altissimo, al vincitor degli inferi, all'increato Spirito, negli infiniti secoli. Amen. L'unzione del Divino Santo Spirito ci doni santità, liberazione, guarigione e consolazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Spirito Santo, divino amore, unzione spirituale, opera energie e potenze su di noi con questo santo olio, come quello preparato dalle mani della Madonna per gli apostoli di Gesù, impegnati nel ministero di guarigione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
O Spirito di Cristo, che hai riempito di te la Santa Vergine Maria, rendici capaci del suo stesso cantico di lode, che ti magnifica per le grandi grazie di guarigione che ci elargisci nelle nostre sofferenze fisiche e morali. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito Santo, potenza guaritrice di Dio, noi ti lodiamo e ringraziamo con la stessa fede di Maria, che ci libera dai nostri esaurimenti spirituali e ci fa rinascere alla serenità, alla pace, alla salute in questo Santo Natale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito d'amore, unzione divina, confermaci del tuo passaggio guaritore e santificatore per intercessione di Maria in questo Santo Natale di Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Pagina 95, recitiamo la preghiera per la salute. Che il Signore ci doni lo Spirito di Dio di passare un buon Natale anche per la salute fisica, psicologica e spirituale. O Santo Divino Spirito, Creatore e Rinnovatore di tutte le cose, vita della mia vita, con Maria Santissima ti lodo, ti ringrazio e ti amo. Tu che dai la vita e vivifichi tutto l'universo, conserva in me la buona salute, liberami dalle malattie che la minacciano e da tutti i mali che la insidiano. Con l'aiuto della tua grazia prometto di usare sempre delle mie forze per la gloria di Dio, per il bene della mia anima e per servire i fratelli. Ti prego anche di illuminare con i tuoi doni di scienza e di intelletto tutti i medici e quanti hanno cura dei malati, affinché conoscano le vere cause dei mali che insidiano e minacciano la vita e possano scoprire e applicare i rimedi più efficaci per difenderla e per curarla. O Vergine Santissima, Madre della vita, salute degli infermi, a te affido questa mia umile preghiera. Tu, Madre di Dio e Madre nostra, digni di avvalorarla con la tua potente intercessione. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa, a te ricorriamo pieni di figli di Eva, a te sospiriamo gementi giangenti questa valle di lacrime, orso dunque avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Cantiamo allora la Madonna, il canto 152, a pagina 80, alla Madonna della Lode. Ave Maria, Madre della Lode,
accanto alla tua voce nel cuore di Gesù. Ave Maria, madre della lode, rendi libero questo cuore, fa che sia attento alla sua voce, come lo fosti tu. Ave Maria, madre della lode, offri al Padre la mia fede, cambia in gioia ogni dolore, come hai fatto tu. Ave Maria, madre della lode, dea accogli la mia speranza, portami in cielo tra le tue braccia nel regno di Gesù. Ave Maria, madre della lode, al tuo cuore ci consacriamo, fa che siamo degni d'esser tuoi figli nel figlio tuo Gesù. Ringraziamo Don Matteo per essere venuto in mezzo a noi, delle belle parole molto ispirate, cariche, che ci ha donato, e pregheremo anche per lui. Grazie. Nella speranza di vederlo ancora l'anno prossimo, di rivederci tutti l'anno prossimo a questa messa conclusiva dell'anno che ci prepara direttamente proprio al Santo Natale, come abbiamo fatto questa sera. Faccio tanti auguri, un Santo Natale, non dico Buon Natale, Santo Natale. Ci ha parlato di santità Don Matteo, lo Spirito Santo ci aiuti a fare un Santo Natale nelle vostre famiglie, con i vostri cari in particolare, e con tutti. Ecco, tanti auguri, anche di buon anno, ci vediamo il prossimo anno. Poi il calendario degli incontri sarà pronto, penso, all'inizio dell'anno. Vi daiamo il calendarietto, non so se ce l'ho qui. Ecco qua. È il calendarietto che ricorda i 75 anni delle apparizioni della Madonna al Ghiaio di Bonate, la Madonna regina della famiglia, che ha nelle mani due colombi, che sono i due sposi, e tutta un po' la famiglia. Sappiamo davvero come c'è bisogno della santità coniugale e familiare, qui ci ha parlato anche Don Matteo, e la Madonna davvero tenga uniti, uniti. Oggi è un problema grave, quello della disunione, poi diventa separazione, in casa, poi fuori casa, insomma, divorzi, tutte queste cose qui. Quanta tristezza c'è purtroppo nel mondo per questa situazione, dove non è più Maria che tiene le sue mani, marito e moglie, genitori e figli, e quindi preghiamola sempre, questa bella Santa Madonna, che potete visitare anche andando a Ghiaio di Bonate, che tre quarti d'ora di macchina, un'ora di macchina, si arriva, è una cappellina dove si può stare, noi ci andiamo almeno due volte all'anno come pellegrini, è davvero un luogo ricco di tante benedizioni, soprattutto per le nostre famiglie. Ecco, questo è il calendarietto dell'anno prossimo. E poi in fondo alla chiesa ci sono dei libri che mi hanno donato, e io dono a voi, ve le regalo, non c'è da pagare niente, non c'è da dare un'offerta, niente. Prendeteli, sono i discorsi del Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ai giovani. Quindi sono anche discorsi molto vivi, molto, perché doveva parlare i giovani, no? E penso che facciano bene anche noi, perché dove ci sono i giovani c'è lo Spirito Santo di più. Quindi, e si effonde sui bambini, sugli infanti, sui giovani, lo Spirito di Dio. E quindi queste prediche, queste parole del Papa davvero sono ricche, secondo me, di Spirito Santo. Allora prendete, portatelo, donatelo a qualcuno, soprattutto i ragazzi giovani, magari gli venga voglia di sfogliare queste pagine
e di vedere queste belle parole del Papa, del Santo Papa Giovanni Paolo II, un Papa veramente ricco di Spirito Santo. Ecco, poi c'è anche un CD di canti di Natale, ce n'è stato uno l'anno scorso, ce n'è uno nuovo quest'anno, c'è anche un canti di Natale per i bambini, se volete prendere anche questi, sono tutti momenti molto belli, dove c'è canto c'è lo Spirito Santo, e quindi magari anche sentendoli in macchina o in casa, sono cose che possono elevare il nostro spirito e prepararci a vivere bene questo Santo Natale. Penso di aver detto tutto e ci rivediamo allora il prossimo anno a questi incontri. Vi ringrazio della vostra presenza, ringraziamo ancora Don Matteo, speriamo di ritrovarci ancora insieme e tanti auguri e buona serata e buonanotte a tutti. Ecco, nel Signore.